c'è sta il sole a Roma stanotte, so più di 100.000 fiammelle che rischiare nel cielo in mezzo a mare di stelle, una sciarpa e lo striscione che difendi con i denti e poi tutta la notte su un treno, perché un sogno non si può fermare. E nella tradizione romana accetta la gente che è diversa, ma che c'ha rispetto per sta città. Una fontana, una piazza, il mercato affollato, e noi con cuore grosso così, la domenica in sud te sentirai di magica Roma. Per grido desta brigata, solo tu Roma. Ma l'ultra Roma è un'ultra ancora. Seguita del giorno, a me parli di notte, senti c'è uno strillo nel buio e Roma piagne per te. Magica Roma, per grido desta brigata, solo tu Roma. Ma l'ultra Roma è un'ultra ancora. Seguita del giorno, a me parli di notte, senti strillo nel buio e Roma piagne per te. E allora eccoci in diretta per questa nuova trasmissione che non è dedicata, lo diciamo subito, alla Roma attuale, non è dedicata a quello che è accaduto seppur di bello lunedì con la vittoria sullo Spezia, non parleremo dell'Atalanta, parleremo invece di un grande campione che ha vestito, abbiamo l'onore, che ha vestito la maglia della Roma, che è Pierino Prati, e con Alessandro Conforti che è con noi e che poi vedrete spesso, molto spesso in futuro nel nostro canale. Lo ricordiamo perché Alessandro poi ce lo racconterà, ha scritto anche un libro bellissimo su Pierino, con Pierino anzi. Alessandro, a te per ricordare un pochino la figura di questo straordinario calciatore. Allora, innanzitutto un caro saluto a te Francesco e un saluto a tutti i frequentatori del vostro bellissimo canale YouTube del Giornale di Roma, che sono ovviamente per la stragrande maggioranza cari amici giallorossi. Certo. Che dirti? È chiaro che con me Pierino tocchi proprio l'affetto, l'amore per una persona, innanzitutto, prima il giocatore, quando avevo la mia tenera età, perché Pierino venne nell'estate del 73, perciò io stavo per compiere 9 anni, parliamo perciò di tanti, tanti anni fa, visto che ce ne ho 57. E Pierino ha segnato la mia infanzia, come ha segnato l'infanzia, l'adolescenza di tanti, tanti ragazzi e ragazzini di quel periodo lì, perché Pierino ha rappresentato il campione, ha rappresentato il mito calcisticamente parlando, ha rappresentato il sogno, un sogno che quasi si stava per avverare poi nella stagione 74-75. E dalle testimonianze che ovviamente io all'epoca non ho potuto vivere, perché all'epoca neanche mi portavano allo stadio, la prima volta che mi portò mio padre fu proprio per una partita della Roma che era il 19 maggio del 1974 e dove ebbi la fortuna di vedere un gol, cioè l'ottavo gol di Pierino nel suo primo campionato, un bellissimo gol dopo uno scambio con Domenghini contro il Cagliari, perciò io quel giorno ebbi la fortuna di vedere Pierino contro Riva. E vinse Pierino, perché Pierino segnò e Riva non segnò. Racconto questo aneddoto al gol di Pierino, io che, ripeto, non avevo ancora, anzi sì, non avevo 10 anni, avevo 9 anni e mezzo, cominciai a esultare come esultò tutto lo stadio, no? C'erano 65.000 persone quel giorno, ultima di campionato, a Roma arrivò ottava, so se venendo l'idea, no? Però in quel periodo ci fu il cambio di gestione da Scopigno a Lidom, perciò lottava anche per non retrocedere, però si riprese e arrivò ottava e lo stadio era strapieno, tanto per farvi capire a chi ancora non l'ha capito com'era l'amore di questo popolo nei confronti di quella squadra e come stava diventando l'amore nei confronti del suo bomber, cioè di Pierino.
io cominciai a esultare come esultò tutto lo stadio. Dopo un po', ovviamente, ognuno si rimette al posto suo e si mette seduto. Io dopo un minuto che ha segnato e che tutti si erano rimessi seduti, ancora stava esultando, tant'è vero che uno dei dietro dice: capo, ma sto ricazzino che volemo fare? Volemo spegno o no? E io allora capì al volo, perché insomma mio padre si fece una risata e mi misi buono seduto. Però per farvi capire il mio entusiasmo, la mia gioia di vedere nel mio mito la prima volta allo stadio. Purtroppo non ti sento, Francesco. Non ti sento proprio. Francesco? Io ti sento bene, ti sento adesso benissimo. Ti sento anche io. Allora, perfetto, perfetto. Dicevo, vai. Ricordando quella che è la trasmissione, ricordiamo ovviamente, ricordando Pierino Prati, abbiamo degli aneddoti, degli ex compagni di squadra che hanno voluto comunque dare la loro testimonianza. Portiamo il ricordo e il saluto di Walter Sabatini a Pierino Prati, che ci teneva tanto ad essere con noi. Ti leggo qualche messaggio prima, anzi no, facciamo così, andiamo a sentire le parole del figlio di Cristiano Prati, che ci ha voluto salutare, ringraziare per questa trasmissione e anche per quella che è stata la giornata di lunedì, dove tu, come tutti gli anni, hai voluto comunque ricordare, no, la figura di Pierino con questo pranzo, diciamo, importante perché non per quello che abbiamo mangiato, ovviamente, che era sicuramente tutto buono, anzi ringraziamo anche Alberto del ristorante Le Streghe, ma è stato tutto fatto con il cuore, no? Quello che hai detto adesso tu, Alessandro, è quello che poi è successo anche lunedì, no? Persone che hanno voluto ricordare Pierino Prati. Ma andiamo con Cristiano, le parole sue, e poi le commentiamo insieme. Volevo ringraziare tutti i tifosi, in special modo i tifosi della Roma, che oggi, 13 dicembre, si sono ricordati di fare gli auguri a mio padre. Mio padre era Pierino Prati, per me è un grande papà, una persona buona, disponibile, sempre presente, per voi forse è stato un grande bomber. Volevo ringraziare Alessandro Conforti, tifoso romanista doc, che 5 anni fa ha pensato bene di scrivere un libro sul suo idolo della gioventù, che è appunto mio padre. L'ha conosciuto qualche anno prima, ne è diventato amico e pian piano è nato questo progetto, e 5 anni fa eravamo tutti insieme al Club Lanciani a festeggiare i 70 anni di mio padre e la presentazione di questo libro. Oggi purtroppo lui non c'è più, però una giornata che è un po' triste per me. Tutti voi tifosi, con i vari apprezzamenti sui social, me l'avete fatto ricordare e un sorriso mi accompagna questa giornata un po' triste. Grazie ancora per la vicinanza, grazie ancora a Roma, quello che ha rappresentato per me e per lui nei 5 anni che siamo stati, e ogni volta che lui veniva a Roma e io venivo con lui eravamo sempre contenti. Per cui grazie ancora di tutto e buona giornata a tutti. E allora, queste erano le parole di Cristiano Prati. Devo dire che sono belle parole, perché fa capire la semplicità di questa gente, no? La semplicità di quelli che erano i campioni degli anni 70, degli anni 80, di un calcio diverso rispetto a quello di oggi. Cristiano ovviamente non è il campione come il papà, come Pierino, ma sicuramente ha avuto l'educazione, no, del papà, di Pierino Prati, e questo è fondamentale. Ti leggo qualche messaggio, c'è Guido per esempio che ci saluta, un saluto a tutti, grazie Alessandro, poi Stefano Bartolomei, io l'ho vissuto tutto Pierino, grande emozione, e poi Tonino Lemme con buonasera è sempre Piero Gol, questo è un po' il Piero Gol, è un po' il grido, no, che si è sempre alzato da parte di tutti i tifosi della Roma. Sì, Francesco, scusa se ti interrompo. Queste parole, Ale. Scusa se ti interrompo, ma c'è un attimo, c'è sempre stata un po' di confusione fra Pierino la Peste e Piero Gol. Pierino la Peste era quello del Milan, Gianni Brera coniò questo soprannome, come ne ha coniati tanti, mentre qui a Roma era Piero Gol.
era pieno gol, perché tanto come entrò in campo a prima amichevole allo Stadio Olimpico, fece una doppietta contro, sempre proprio contro il Milan, poi una doppietta strepitosa tra l'altro, perché la caratteristica di Pierino era che non faceva A, mai gol inutili, B, che portarono sempre punti. Io ho fatto una statistica, Pierino ha fatto 41 gol in 4 stagioni, che sembrano pochissimi ne oggi, no? Invece sono tantissimi per l'epoca. Fece 41 gol durante le 4 stagioni, di cui 40 portarono punti alla Roma. Perciò, di che vogliamo parlare? Ecco, che sentivo parlarsi per questo periodo, Abraham, quello, quell'altro, sotto, sopra, Morca Majoral, insomma, mi viene da ridere. Ripensando al calcio di una volta, mi viene soltanto da ridere. Però, tornando sempre alle parole di Cristiano, Cristiano è un ragazzo, insomma, abbiamo non tanti anni di differenza, però io lo sento come un ragazzo, perché riguardo le foto di quando era bambino col padre, stava qui a Roma con quel caschetto biondo, mi immagino lui al Tre Fontane o al Flaminio, ci sono anche delle foto che lo ritraggono al Flaminio col papà, dolcissimo, carinissimo, gentilissimo, disponibilissimo, si può dire che da un papà così è nato un figlio altrettanto favoloso, che io ringrazio sempre per la sua disponibilità di poter, tra virgolette, utilizzare il nome del papà, ma non per chissà quali fini, ma soltanto per l'amore che mi ha legato a lui e che mi continuerà a legare a lui per sempre, per tutta la vita. Io, fino a che respirerò, il 13 dicembre sarà la festa di Pierino Prati. Allora, ti vado a far ascoltare adesso le parole di Guglielmo Bacci, altro suo compagno di squadra, che tra l'altro era con noi lunedì. Questa è una registrazione che abbiamo fatto proprio lunedì durante questo pranzo in cui abbiamo ricordato Pierino Prati. Giornata importante questa, ricordiamo un grande campione come Pierino Prati con Guglielmo Bacci. Ciao Guglielmo. Buonasera, buonasera. E il presidente Emilio Minuzio, buongiorno, come stai? Tutto Buongiorno, bene? grazie per bentrovati. Allora, io partirei con Guglielmo perché ho avuto il piacere di giocare con questo straordinario atleta, calciatore. Un tuo ricordo libero, quello che ti senti di dire su Pierino Prati. Beh, innanzitutto mi fa piacere essere qua per ricordarlo ed è stato un onore per me avere l'opportunità di giocare con lui. Per cui sono passati tantissimi anni, ma non me lo sono mai dimenticato, perché a prescindere dal grande campione che era una persona tranquilla, pacata, sicuramente era per noi giovani, era sicuramente un esempio. Un piccolo aneddoto da ricordare, quello che lui una domenica non giocò a San Siro perché era infortunato. L'allenatore mi diede la maglia numero 9 e mi disse: questa è la maglia di Pierino, perché allora c'erano solamente la numero 11. Mi fece giocare con la maglia numero 9 di Pierino, non centravanti, mi fece giocare un pochino più indietro, però quella domenica fui fortunato perché feci gol contro l'Inter. Ed è stata una domenica indimenticabile. Piccolo aneddoto per ricordare Pierino. Chi c'era in panchina in quell'anno? Bella domanda, bella domanda. Sono passati tanti anni, no? Come allenatore o come Come giocatore? allenatore? Genioni. Ah, vedi, quindi l'abbiamo ricordato. Invece un ricordo anche da parte del presidente per quanto riguarda questo atleta straordinario. Perché io parlo di atleta più che di calciatore, perché insomma all'epoca si giocava molto a pallone, quello che era il pallone vero, no? È corretto, sì, ovviamente un ricordo da tifoso, perché insomma la mia generazione veramente ha potuto apprezzare tanti calciatori di quell'epoca e Pierino Prati non c'è dubbio che fosse uno dei più emblematici per questo, perché era veramente un giocatore straordinario. A parte il suo curriculum con il Milan, ha vinto praticamente tutto e a Roma ha fatto cose importantissime e aveva veramente una classe che era assolutamente apprezzata. Sono quei calciatori, ecco, che vanno raccontati. Infatti io sono felicissimo di essere qui e ho aderito con molto piacere a questa iniziativa, perché soprattutto per i nostri giovani sono quelle figure che forse nel calcio moderno non riusciamo a replicarle con determinate caratteristiche. Guglielmo, tu prima hai detto un aneddoto. Allora, riprendendo adesso le parole del presidente,
cosa significava Pierino Pradi per un giovane che si avvicinava magari alla prima squadra, che doveva imparare, no? A giocare un certo tipo di calcio? Beh, allora diciamo che io avevo 18 anni, per cui Pierino ne aveva una decina più di me, per cui avevo quasi difficoltà nell'avvicinarmi o tante volte nel confrontarmi, perché lui sicuramente era una persona abbastanza schiva, però insomma c'era tutto da imparare, sia in campo ma soprattutto fuori dal campo, perché soprattutto fuori dal campo si poteva imparare tanto da questi personaggi che insegnavano a stare al mondo, perché in campo ho avuto la fortuna di avere un grande maestro come Vince Lido, ma fuori dal campo ho avuto tanti bravi giocatori, uno di questi è stato appunto lui che mi ha insegnato a stare al mondo fuori dal rettangolo di gioco, per cui questo non è molto importante secondo il mio punto di vista. Presidente, tornando anche qui, mi allaccio alle parole adesso di Guglielmo, quanto è importante anche oggi per un giovane, no, avere vicino delle figure che hanno giocato a pallone, che sanno di quello di cui stanno parlando, no? Di che parlano. Francesco, mi hai letto nel pensiero, perché mentre parlava l'amico Guglielmo Bacci facevo proprio questa riflessione: chissà con la capacità dei media attuali come si sarebbero potuti mettere meglio in luce determinati giocatori e le caratteristiche umane, no, Guglielmo, che effettivamente noi conosciamo quelli degli attuali campioni, ma un campione di qualche anno fa, soprattutto del calibro di Pierino Pradi, con quelle caratteristiche tecniche, ce lo ricordiamo tutti, per il gioco aereo era fantastico, ma per le caratteristiche umane, chissà se messe oggi a nudo dalla forza dei media attuali, quanto potrebbero essere utili ai nostri giovani e alle nostre giovani generazioni. Allora, io vi ringrazio a entrambi, perché era importante oggi ricordare questo grande campione. Mi fa piacere, Guglielmo, che a distanza di tanti anni chi come te lo ha conosciuto, ci ha giocato, ha avuto il piacere anche di viverci fuori anche dal campo, lo ricorda con piacere, così come tutti i tifosi della Roma, no? Certo, per me è stato, oltre che un piacere, è stato un onore giocare con Pierino. Oggi ho telefonato anche al figlio Cristiano per salutarlo questo giorno delicato, per cui saluto tutti quanti i tifosi della Roma con l'occasione, ricordando che di Pierino non ce ne saranno tanti altri. Abbiamo avuto molti altri ragazzi campioni, però Pierino Pradi sicuramente è rimasto nel cuore di tutti i tifosi giallorossi. E allora, questo era ovviamente Guglielmo Bacci, compagno di squadra di Pierino Pradi. Alessandro, siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, ma ne faremo sicuramente tante, tante altre, ricordando non solamente Pierino, come succede adesso, ma anche altri giocatori. Ricorderemo tante partite insieme, no? Abbiamo un progetto sicuramente molto interessante, che coinvolge anche le maglie della Roma. Ma ti volevo far vedere, prima di salutarti, ovviamente, questo libro che tu hai scritto insieme che conosco bene. Io qui ho anche la fortuna, vedi, di avere la dedica, no? Proprio di Pierino Pradi, e devo dire che è un libro scritto veramente con il cuore aperto da parte di Pierino e da parte vostra, che l'avete poi raccontato, ovviamente. E quel giorno lì, che parlava anche prima Cristiano, questa era quello che era la sala, no? Questa era la sala il giorno della presentazione del libro. Guardate quanta 157 tifosi vennero. Ecco, e tra le tante foto io c'è questa che tengo particolarmente, perché è quella con Walter Sabatini, due insomma compagni di squadra e personaggi straordinari veramente, è una cosa incredibile. E questa era Pierino in una delle serate che hai organizzato tu proprio con Lupa Giallorossa per Pierino Pradi. Sì, fu praticamente una delle ultime foto quando è venuto a Roma nel giugno del 2018. Disse a Roberto Tedeschi: facciamogli una foto davanti allo striscione, come quando esultò Corcesena.
tanti anni fa tu fai questa foto e purtroppo è stata praticamente l'ultima foto fatta a Pierino a Roma. Il caso e il destino ha voluto così. Fammi citare un attimo anche, perdonami, Marco Gasparini, lo scrittore del libro, e il fratello giallorosso Claudio Ciancarini, che hanno partecipato alla produzione dell'opera, nonché al caro amico Giuseppe Felci di Ascoli, un grande tifoso giallorosso, che ha permesso la realizzazione dell'opera, nonché della serata, sponsorizzandola totalmente. E poi Guglielmo Bacci, che devo sempre ringraziare perché è carinissimo, dolcissimo, viene sempre ogni volta che lo contatto, nonché il presidente Emilio Minunzio, vicepresidente dell'ASI, associazione sportiva italiana, che gestisce tutte le associazioni. Abbiamo visto nell'intervista, tra l'altro, proprio con Guglielmo Bacci, erano insieme sì. Anche lui al pranzo che hai organizzato esatto. Lunedì. E, faccio vedere qualche altro messaggio che c'è arrivato nel frattempo. Andrea Peri che ci dice: grande Pierino, che gioia in sud quel gol al derby sotto un diluvio universale. Poi Elvira, grande Pierino, Elvira Moscaroli. E poi Roberto Paciucci, ciao a tutti, in particolare a Francesco Corce di Prati, ricordo lo stupendo gol, mi pare contro il Foggia. Spalla alla porta, stop di petto, giro dorsale sul difensore e tiro al volo. Era la Roma del primo Lidl, ma con De Sisti, Negrisoli, eccetera. Arrivammo al terzo posto. E quindi vedi che... Ricordi precisi. Bravi questi tifosi che ricordano bene. Bravi. E qualche altro scatto prima di salutarti. Io ho fatto vedere qualche foto nel frattempo mentre tu parlavi. Questa è l'immagine. La foto tedeschi di Roma Cesena, storia, questa è storia. Noi Claudio Ciancarini l'ha ricolorata, è ancora più bella. Questa invece è alla sede dell'UTR, quando per la prima volta Pierino ha varcato la soglia della sede degli Unioni Tifosi Romanisti, col presidente Grazzetti, con Tessari. Qui con la maglia di Pierino originale, quella non come quelle che riproduco io, questa è l'originale, che è di proprietà del grande tifoso giallorosso, carissimo Francesco De Santis, insomma. Sì. Sì, qui c'era... Walter, esagitato. Loris Boni anche vicino a Walter, no? C'era il caro Loris Boni, Angelo Razzi, come no, certo, fu una splendida serata. Tra l'altro una serata un po' particolare, perché c'era la cena di riconciliazione fra UTR e AIRC, nonché il blocco del traffico fatto dalla sindaca Raggi. Perciò noi abbiamo avuto 157 persone, secondo me si poteva triplicare, ma non ci sarebbero potute entrare, insomma, ecco, tanto per dire, le presenze. Invece al CASC dal grande presidente dell'Eurosistema Banca d'Italia Roma Club, Marco Emberti Gialloredi. Alessandro, io ti ringrazio per aver vissuto insieme questa bella trasmissione. Grazie a te, caro. Abbiamo ricordato Pierino Prati e salutandoti chiudiamo con un'altra bella intervista, un altro bel ricordo, che è quello che ci ha voluto lasciare Paolo Conti, portiere della Roma, proprio di quando c'era anche il grande Pierino, e quindi sentiamo le parole di Paolo Conti e poi andiamo con i saluti. Però intanto io ti ringrazio e ci vediamo presto, Alessandro. Assolutamente sì, a tua disposizione, a disposizione del Giornale di Roma, questa splendida testata che tu dirigi, sperando di fare delle cose belle in seguito e future. E un bacione a tutti i tifosi giallorossi. E un bacione a Piero Gol. Ciao Alessandro, grazie. Ciao. E chiudiamo con a tutti. Paolo Conti. Siamo con Paolo Conti. Allora, Paolo, ti chiedo subito un ricordo, un aneddoto su Pierino Prati, che insomma è stato un grandissimo calciatore che qui a Roma è ricordato alla grande. Beh sì, anche se oggettivamente a Roma non è stato visto se non in maniera molto saltuaria il miglior Pierino Prati, perché quando è arrivato a Roma già soffriva di una pubalgia che in qualche maniera lo limitava, giocava con un supporto e lo sosteneva proprio nella pubalgia, per cui non era nella piena efficienza fisica. Il Pierino Prati
che io ricordo ancora molto giovane, i miei ricordi giovani era ancora più forte di quello che abbiamo visto. E a Roma abbiamo visto non poco, insomma. Poi devo Assolutamente. dire, io con Pierino ero particolarmente, abbiamo condiviso la stanza per tanti anni, insomma, qui Ecco, eravamo in due. qualche aneddoto, qualche cosa che avete magari ecco, fatto insieme, perché comunque noi sappiamo che Pierino era sicuramente un grande calciatore, tecnicamente parlando, no? Sul rettangolo verde, ma era anche un grande uomo fuori dal campo. Beh, sì, era una persona molto riservata. Lui viveva in famiglia, non era particolarmente mondano, anzi, era un ragazzo che viveva molto l'intimità della famiglia e con pochi amici, però sicuramente era una persona di spessore, insomma. Ecco, ti chiedo anche un tuo perché voi siete molto legati alla Roma, no? Qui ci sono tanti amici tifosi giallorossi che ci seguono. Cos'era per voi la Roma? Cioè, Ma come era guarda, giovane? intanto dobbiamo parlare di un calcio diverso, nel quale i calciatori avvertivano la responsabilità e di rappresentare una parte della città, una tifoseria e delle emozioni. Quindi si viveva intimamente e si partecipava alla vita della società. Oltre a vivere naturalmente la città, quindi di assorbire gli umori. E di percepire lo stato emotivo della città, insomma, della gente che ci seguiva. Per cui diciamo che eravamo pienamente identificati nel nostro ruolo e sentivamo la responsabilità di rappresentare una società come la Roma. Da qui probabilmente deriva il fatto che siamo ancora tutti molto legati fra di noi. Bisogna dire anche che allora le squadre cambiavano uno o due giocatori all'anno, non di più, per cui c'era tempo per creare gruppo, per fare amicizie e per rafforzarle nel corso degli anni. Oggi le squadre si rivoluzionano, per cui non c'è neanche il tempo materiale e poi i giocatori vivono vite separate, non parlano la stessa lingua, non si riconoscono più e quindi non c'è il tempo per identificarsi né nella squadra né nella società. Paolo, forse questo che hai detto tu adesso, tra l'altro, favoriva anche determinate risposte da parte vostra, no? Per esempio, penso a Pierino quando è arrivato, in molti lo davano per finito, no? È arrivato alla Roma che già aveva dato tutto al Milan, si parlava in una certa maniera. Invece la risposta che ha dato Pierino e che hanno dato tanti tuoi compagni è stata proprio l'esatto contrario, no? Quello di dimostrare sul campo qualcosa. E guarda, e questo, in questo sicuramente lo ha aiutato l'ambiente che ha trovato. Diciamo che l'interesse della squadra era superiore all'interesse del singolo. Ti faccio un esempio molto calzante, secondo me. Quando io ho preso il posto di Ginulfi, in squadra c'era De Sisti, c'erano suoi amici da tanto tempo. Nessuno di loro mi ha ostacolato in quel momento e mi ha creato difficoltà in maniera artificiale o artificiosa, perché avvertivano che forse quella era la cosa giusta. Poi la stessa cosa ho cercato di farla io quando Tancredi ha preso il mio posto. Per cui diciamo che l'interesse del gruppo e della società era superiore a quello dei singoli. Oggi credo che le cose si siano invertite. Oggi sicuramente sì. Paolo, grazie per questa intervista e per aver ricordato un grande campione come Pierino Prati. È un ragazzo che mi viene al cuore ed è un campione che io ricordo con tanto, tanto affetto.